tutti e benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Oggi andrò a proporvi questo trucco tra virgolette, e questo gesto me lo vedrete fare parecchie volte nel video, naturale. Perché naturale? Naturale perché, nonostante non sia un trucco comunemente definito semplice, cioè ci sono un po' di passaggi, è comunque qualcosa che vi porta a questo risultato, che si adatta moltissimo alla palette di colori che fanno parte della vostra carnagione, dei vostri colori dei vostri capelli, dei vostri occhi, eccetera eccetera. Quindi c'è bisogno di osservarsi attentamente per riuscire a riprodurre un effetto che alla fine risulta naturale. Se vi interessa questo argomento e se vi piace il risultato di questo make-up che vedete su di me, allora non perdetevi il video. Inizio subito dalla base. Io ho fatto già le sopracciglia perché le mie sono sempre complicate e purtroppo non possono mai essere, diciamo così, naturali, perché sono veramente due peli. Devo attrezzarmi un attimo perché non mi sono ancora aggiornata. So che sono usciti tipo gli eyeliner, gli eyebrows a effetto appunto eyeliner di MAC ed altre marche, li devo provare assolutamente, vi dirò se riesco a fare un effetto a pelo. Però fino ad allora questo è il sopracciglio che mi ritrovo a fare, e credetemi che questo è il meglio che posso fare con le mie sopracciglia. Chi mi ha visto struccata da capo, e quindi chi ha sbirciato qualche altro mio video, lo sa. Comunque, bando a tutte queste chiacchiere, partiamo con la base. Vi avevo detto in qualche video precedente di decluttering, se avete seguito, sempre se avete seguito raga, comunque ve lo dico, avevo fatto un po' di decluttering e avevo scoperto di avere questo fondotinta di L'Oreal Accord Parfait. Non mi ero accorta di averlo perché me l'ero dimenticato, come penso la maggior parte di noi quando hanno un po' di trucchi si dimenticano di averne qualcuno, no? Magari lo vai cercando oppure lo pensi e vabbè, te ne dimentichi. Per cui oggi andiamo a utilizzare questo perché mi ricordo che comunque era abbastanza naturale. Quindi parto mettendo un po' di prodotto sulla mano. Poi, se volete fare l'effetto super naturale, anziché andarlo a stendere direttamente, io di solito lo faccio quando voglio un effetto un po' più glamour, però se voglio un effetto naturale lo puccio con un pennello, come se lo volessi un po' lavorare, e vado a vado a stenderlo direttamente col pennello e vado anche un pochino sopra l'occhio. A me piace tantissimo perché neutralizza già un pochino la palpebra, un pochino anche l'interno della parte interna dell'occhio, che di solito è sempre così verde. Vi dico già che io, cioè, potreste fermarvi al pennello, però io preferisco passare anche la spugnetta. La spugnetta in questo caso cosa fa? Non serve a fare l'effetto appunto pieno del fondotinta, ma serve a toglierne un pochino, perché il pennello in questo caso sta applicando il prodotto, lo sta stendendo. La spugnetta invece che fa? Assorbe, tipo spugna, no? Appunto, si chiama spugnetta. Naturale non vuol dire poco, vuol dire giusto, nemmeno poi tanto o troppo, però lavorato bene. Attenzione che questo non è il make-up no make-up. Il make-up no make-up è qualcosa di ancora più estremamente naturale. Questo qua è il look naturale. Sono due cose differenti. A questo punto prendete una spugnetta pulita, io prendo questa qua di Nabla, e fate leggermente, picchiettate leggermente sulla base, quindi in questo modo, dove vedete soprattutto un accumulo di prodotto. Io di solito sempre al contorno occhi, un pochino sopra, che si fanno le striscette, le righine. Vedete che la spugnetta ha preso un po' di prodotto. Siamo pronti per fare un po' di correzione e poi applicare il correttore illuminante. Questa è la parte, credetemi, più lunga di tutto il processo. Con un colore un po' pesca, un po' albicocca chiaro, poi dipende dal vostro colore di pelle, adattatevi al vostro colore di pelle, e vado a prendere questo colorino qua in alto, che per me è perfetto perché quel nude intenso che va verso il colore verso il colore arancio, vado a picchiettare proprio dove c'è la parte più verde. Adesso vi faccio vedere da vicino, perché questa cosa è importante da capire, perché uno pensa: ma perché mi devo mettere il correttore arancione, a che mi serve? Mi serve a questo. Vedete che qua questa parte qui è ancora verde perché non ho messo niente, e anche qua, di qua
è neutralizzata tutta questa zona qua, perché ci ho messo questo qua arancionino. Non ho nemmeno esagerato, ho fatto una cosa leggerissima, però vedete come neutralizza. Poi dopo, mettendo il chiaro sopra, vi illumina pure questa parte interna degli occhi, che ciao! Ora, lo so che questa cosa forse vi sconvolgerà e non, molti di voi non saranno d'accordo, però questo è quello che faccio io. Prima di mettere il correttore chiaro, io prendo una cipria, nel mio caso è la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, e questa qua è sottilissima come cipria, quindi deve essere proprio leggera, ok? Vi posso dare anche un equivalente di queste ciprie qua compatte, le ha fatte Nabla e sono anche quelle perfette. Ne prendete un pochino con un pennello Large Eye Brush, Large Eye Blender di Mulac, e vado a fissare, ma leggerissimamente, così. Perché vado a fissare e non ci vado a mettere direttamente sopra il correttore illuminante? Direte voi, che cacchio ne so, giusto? Perché non voglio che il lavoro che io ho fatto finora venga spiazzato via dal correttore chiaro, perché questo è il rischio che succede, che quando mettete crema su crema, arrivederci, quello che avete fatto sotto non si vede più, cioè non vale più. E solo a questo punto potete iniziare ad illuminare. Utilizzo Light Ivory di Nabla, è uno dei miei correttori preferiti, si fissa, ci trovo troppo bene, io idrato benissimo sotto e vado una meraviglia. E lo vado ad applicare, direi che questo è pure tanto, adesso lo andiamo anche a togliere un pochino. Sentite questo rumore? Prendo un pennello, prendo un goccio di correttore sulla mano e vado sulla parte dove ho già messo il correttore. Se voi avete un occhio meno tondo, perché il mio è molto tondo così, cioè non è tondo così, questa è una questione, raga, di cui bisognerebbe parlare tantissimo. Magari faccio un workshop su queste cose, perché secondo me la maggior parte delle persone, ma anche la maggior parte dei professionisti, non pensa a questa cosa dei volumi sul viso, che non sono solo quelli che vediamo frontalmente, ma ce ne sono miliardi. Mo, voi dite, ma non potevo mettere solo questo? Invece che mettere anche quell'arancionino? No, ragazzi, perché se mettete solo quello chiaro sopra un'occhiaia, mi diventa grigio. Io qualche volta lo faccio, devo essere sincera, per una questione di velocità, perché non è che posso stare sempre a fare questo. Ma se volete un risultato eccellente del vostro make-up naturale, questo è il processo. Vado a fare l'altra parte e torno da voi. Se avete qualche brufoletto super evidente o che non riuscite a coprire con questa tecnica, potete usare la tecnica del punteggiare. Vi spiego. Io sto prendendo sempre la palette Pro Conceal & Correct Palette, questa volta light, e vado a prendere il colorino, diciamo, più scuro, rosa. Lo mischio un po' con questo. E tipo qui sopra, io non si sa per quale motivo, c'è sempre qualche brufoletto sopra nel sopracciglio, e vado con un pennello molto sottile e piccolo, sperando di stare in camera, a punteggiare, e poi ci passo il dito picchiettando per togliere l'eccesso. In questo modo, punteggiando, andate nella zona interessata senza andare a trasportare il correttore in altre parti del viso dove non vi serve, quindi sembrerà che sia tutto molto più naturale. Questa è una tecnica che nei backstage delle sfilate o dei servizi fotografici di moda e alta moda viene utilizzata tantissimo. Una delle tecniche, forse è la tecnica più utilizzata nei backstage. A questo punto io passerei direttamente al contouring. Vi ho fatto già vedere questa parte in più video, ho fatto due video ultimamente sul contouring. Vi dico, se vi do semplicemente un accenno a questa parte del video, ok? Cioè vado a fare una cosa leggera con le creme. È arrivato il momento di incipriare. Io prendo questo pennello di Morphe M438, che è con la punta. Altri pennelli perfetti, questo qua di Nabla. Questo qua si chiama
Precision Powder Brush, non me lo imparo mai veramente. E vado con la Fenty Beauty, pizzetto, nella zona del contorno occhi. Si opacizza tutto, però rimane quel leggerissimo shine, luminosità diciamo diffusa più che shine, che appunto dà l'effetto naturale. Passiamo al passo successivo, gli occhi. Sugli occhi, ragazzi, io vado super minimal. Prendo un prodotto in crema in genere, o con Stormy Pink o con le In Low di MAC, che sono questi due prodottini in crema, paint pot. Allora, vi dico la verità, generalmente per fare questi look naturali sono tendo di più a farli, diciamo, leggermente più freddi del solito, perché caldi, siccome il caldo non va molto 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 d'accordo con l'effetto naturale, nel mio caso, perché ho i capelli dalle radici dal colore molto freddo, ho questa pelle diciamo calda, anche se onestamente dopo tutti questi anni sono incerta, perché potrei avere anche un colore di pelle neutro, però insomma non mi scotto, questo è sicuro, e quindi c'ho le vene a vista verdi, poi magari possono essere miste, non ci faccio caso perché sono ciecata, però comunque noto che le colorazioni diciamo leggermente più fredde, quando voglio fare il look naturale, vanno proprio al bacio. Prendo Stormy Pink appunto di MAC con un pennello, un qualsiasi, se lo trovo, leggero leggero, e vado a distribuirlo su tutta la palpebra, però state proprio leggeri. Poi prendo quest'altro qua, che invece ha tendenza più caldina, si chiama le In Low, come vi ho detto, però è più pesca diciamo. Vado a fare questa parte superiore qua, un po' più caldina, no? Se fosse quasi un colore di transizione, diciamo. Perfetto, mi piace molto l'effetto, è leggero, bellissimo, è interessante. E poi, quando voglio fare un effetto super naturale, per me sono banditi tutti i colori shimmer, vado direttamente ed esclusivamente con i matte. Lo so, alcuni di voi preferiscono gli shine. Vediamo un po', sto prendendo la palette che io ho fatto dei vari ombretti di Nabla, che sono stupendi e sono tutti matte, un po' come me. Prendo questo stupendo colore che si chiama Poetry, che è questo grigio, diciamo a sottotono viola, oppure un viola che è un lilla chiarissimo a sottotono grigio, non lo sapremo mai, però è stupendo. E vado a fare un po' la piega, ok? Giusto per dare un pochino di intensità, diciamo. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain? Non mi è venuto questa canzone. Ora, per non farlo essere completamente grigio, come ho fatto con quelli in crema, vado a prendere questo colore chiaro, mio chiaro, che si chiama Kids di Nabla, ed è questo nude, e lo vado a passare qua sopra. Sopra, diciamo, l'intensità grigia che abbiamo messo. Vado a piegare le ciglia e metto tanto mascara. Sto usando Lash Paradise di L'Oreal, è abbastanza nuovo questo mascara, nel senso come prodotto è uscito qualche mese fa. Ho già fatto un video sulle ciglia a ragno, andateci a dare un'occhiata, anche che diciamo è quel tipo di ciglia a ragno che è fatto anche per chi ama il look naturale. Ora, voi potete rimanere così, potete lasciare tranquillamente così, ma io, se non metto le ciglia a ciuffetto singoli o anche quelle a ciuffette trio, queste qua sono proprio trio lashes, per me il make up, se non metto questi due accessori, questo accessorio non è completo, anche se appunto il make up naturale, perché deve sembrare naturale. E le vado a mettere. Poi, se siete interessati a un video su questo argomento, perché sembra una cosa semplice ma è una cosa vastissima,
prossima, fatemelo sapere nei commenti, e se siete arrivati a questo punto magari mettete un commento boh che assomiglia a delle ciglia, un emoji che assomiglia alle ciglia, non so quale può essere, fate voi, voglio un poco di creatività. Vi voglio far vedere la differenza tra il mettere le ciglia finte in questo look naturale e il non. Cioè, io non ho delle ciglia brutte, però capite la differenza? Sembra un occhio molto più ordinato, sembra naturale ancora una volta, però sorprendentemente naturale. Quindi questo fa tantissima differenza. Tra l'altro, io sulle ciglia finte a ciuffetto metto sempre un po' di mascara dopo, perché sono di genere ciglia che vanno poi buttate, cioè non sono ciglia riutilizzabili. Cioè, se ci riuscite, ben venga, però io in genere le butto. La differenza, oddio, ma queste sono le due ciglia? No, però si stupende. Riempiono l'occhio. L'occhio, sì, certo. Riempiono l'occhio. E faccio anche l'altro e poi finiamo la base delle labbra. Passo adesso al viso, vado a prendere Ipno, che è questa terra, semplicemente una terra abbondante di Mulac, però appunto quanto più vicino al mio colore di pelle. Quindi la vado a prendere col pennello di Nabla, che è questo qua, Precision Powder Brush, che vi ho fatto vedere già prima, e vado a scolpire un pochino e a fare, cioè vado a fare sia un contouring che un leggero bronzing con lo stesso colore, quindi vado a scavare e a portarlo anche sulla guancia, sullo zigomo, ok? In questo modo qui. Io poi lo porto sempre un pochino anche sul naso, e proprio in questo caso ci sta, perché farlo sul naso, soprattutto adesso che è fine estate, diciamo così, fa quell'effetto tipo sono stata un po' sotto il sole, ho preso un po' di sole quest'estate, in strada, montagna, al mare, non si sa, però l'ho preso. Io personalmente non l'ho preso e si vede, però fingo che sia così mettendo un po' di bronzer sul naso, che mi piace un sacco. E adesso vado con il blush, ne prendo uno un po' luminoso. Vado a mischiarne due, così come ho fatto per l'occhio, che ho fatto un po' caldo, un po' freddo, vado così anche per le guance e prendo Kendra e Habana di Nabla, che sono questi due. Viene fuori questo colore un po'. Io adoro il blush che arriva anche proprio sotto l'occhio, non mi piace solo quello così, perché mi dà più l'effetto sano, riempito, non lo so, mi piace. Ultimamente mi sto fissando con questa tipologia di blush. Per le labbra io ho sperimentato tantissimi colori e trovo che quelli un po' più sul marrone sono quelli che mi fanno più l'effetto naturale. E vado a prendere il... faccio un macello per queste labbra, però questo è un effetto trucco naturale, attenzione alle virgolette, quindi ci sta. Prendo, cos'è questo? Touch Me di Nabla, matita Velvet Line. Mi avvicino allo specchio, non lo vedete, perfetto così. E vado a fare il contorno. Riempio tutte le labbra. Ragazzi, io l'overline tutta la vita, pure se dovessi fare il no makeup makeup, non esiste proprio. Per questo tipo di look comunque naturale scelgo di utilizzare un rossetto liquido. Perché? Perché quelli cremosi mi danno sì l'impressione di essere naturale, ma comunque glowy. Noi vogliamo che sia un makeup che uno ti vede e dice Madonna come sei bella, non ti dice Madonna che bel makeup che c'hai, capito? Quindi a questo scopo ho messo la matita Touch Me e poi ho preso il Middle Karma rossetto liquido di Nabla, che è tra i miei preferiti. Tendenzialmente in questo tipo di make-up non metterei l'illuminante, però oggi mi sento frizzantina e un pochino ne vado a mettere. E prendo lo Skin Glazing Amnesia, o Amnesia, non so se è inteso in italiano o in inglese come al solito, ed è di questo colore qua, e vado a metterne un pochino
qui sulla parte alta, passo anche il dito così diventa un tutt'uno con il blush, giusto per dare un accento. Eccoci qua, abbiamo finito questo look naturale. È un pochino complesso, nel senso che bisogna seguire tutti i passaggi con un po' di attenzione, però il risultato è splendido, almeno per quanto mi riguarda. Cioè, è un look che mi piace moltissimo e che potrebbe tranquillamente essere indossato anche, per esempio, come invitata ad un matrimonio, oppure semplicemente in occasioni in cui volete sentirvi un po' più speciale ma non volete esagerare con il trucco. Secondo me questo è un perfetto compromesso per essere un po' glamour, ma non troppo. Spero di essermi spiegata, insomma. Spero che questo look vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete like, commentate, condividete questo video, cliccate la campanella per le notifiche ai successivi video e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio grande, ciao! Oggi andò dove? Chi? Oggi andrò a proporvi questo turco.